Ciao a tutti, sono Liliana e ho 21 anni. Oggi in questo mio primo e nuovo video vi racconterò un attimo in breve la mia storia e perché ho deciso di aprire un canale YouTube. Allora, prima di tutto voglio raccontarvi come mai ho deciso di aprire un canale di YouTube sulla finanza, su come guadagnare, su come risparmiare e su come investire. E sono fidanzata con un ragazzo, si chiama Michael Pino, e anche lui fa i video su YouTube. Ovviamente lui è molto più informato e sa molte più cose di me. Mi ha fatto interessare il mondo della finanza, appunto perché lui è talmente sfegatato e gli piace talmente tanto che ovviamente anche lui fa video su YouTube, si occupa ogni giorno, l'ho fatto diventare negli ultimi mesi il suo lavoro, visto che si è licenziato dal posto in cui si trovava prima, per appunto dedicarsi tutto il tempo al suo lavoro, a quello che gli piace fare, ovvero occuparsi di finanza o qualsiasi altre cose come investire, e fa anche video editor come video aiuto. Breve storia del racconto del mio fidanzato per arrivare alla questione che appunto mi ha spinto, mi ha insegnato un sacco di cose, mi ha aperto un sacco di porte che prima d'ora non conoscevo. Questo video appunto sarà noioso, più che noioso, sarà molto discorsivo perché ho deciso che aprendo un canale voglio farmi conoscere prima per quello che sono, voglio dare la massima trasparenza, voglio spiegarvi un attimo chi sono, cosa faccio nella vita e perché ho aperto questo canale YouTube. Io nella vita, principalmente, lavoro da McDonald's, ho iniziato l'università, ma dopo qualche mese pensando che non fosse la mia strada, perché ho immaginato: ma questo veramente deve essere il lavoro della mia vita? E ho detto: non penso mi piaccia. E allora ho lasciato stare. È da mesi ormai che stavo con appunto Michael, il mio fidanzato, che mi ha aperto appunto questo mondo sulla finanza, su come fare i soldi in maniera abbastanza semplice ed efficace. YouTube è un ottimo luogo in cui si possa comunicare con tante persone e in diverse parti del mondo, ecco. Quindi penso che sia un ottimo mezzo di comunicazione. Detto ciò, bando alle ciance, raccontandovi il mio inizio e percorso, ho deciso di condividere e raccontare con voi tutto ciò che so e che voglio ancora scoprire sul mondo della finanza. Oggi vi parlerò su come risparmiare utilizzando due applicazioni e in più un sito. Allora, la prima applicazione è Dove Conviene ed è un'applicazione che vi dice come risparmiare facendo la spesa. Ma non solo ci sono prodotti alimentari, possono esserci anche ristoranti, luoghi dove vendono arredamento, luoghi dove vendono abbigliamento e quant'altro. Questa applicazione inoltre vi dice le offerte migliori e la distanza del posto in cui si trova. Vi faccio un esempio pratico. C'è il supermercato X che si trova a distanza di Y chilometri. C'è un altro supermercato che si trova più vicino ancora, se magari siete di fretta o dovete trovare un posto vicino a voi, vi indicherà la distanza di chilometri che prevede questo supermercato. Ma la cosa più, diciamo, la cosa migliore di questa applicazione non è solo il fatto che ti dia la distanza di un supermercato e le offerte, è che potrete comparare un sacco di offerte con un sacco di supermercati. E inoltre, se riuscirete a comparare i migliori prezzi, riuscirete davvero a risparmiare un sacco di soldi. Vi faccio un esempio. Supermercato X vende il formaggio grattugiato a 1,50 euro, mentre il supermercato Y, che magari è a 2 km di distanza in più rispetto al supermercato X, ha questo prodotto lo stesso identico, quindi questo formaggio grattugiato a 1,29 euro. Se voi valuterete che l'offerta, non solo del formaggio, che ho fatto un esempio, di altri molti prodotti molto simili o ancora meglio uguali, sarà di meno, il prezzo sarà di meno, valuterete voi se sarà conveniente andare nel supermercato magari più vicino a voi o nel supermercato che sarà 2 km in più di strada. Questa ve la consiglio davvero, io la uso quasi quotidianamente, devo dire, e mi ci trovo benissimo. La seconda applicazione che vi consiglio è riguardo la benzina. Ovviamente per spostarci quasi tutti utilizziamo il mezzo comune,
ovvero la macchina. La macchina ovviamente sappiamo che non va ad acqua e per far benzina ci vogliono logicamente un sacco di soldi, perché la cotta benzina al giorno d'oggi costa. E i prezzi benzina, appunto si chiama così, prezzi benzina, l'applicazione, vi mostrerà sempre la stessa cosa, ovvero la distanza che c'è da casa tua o dal luogo in cui ti trovi al distributore di benzina. E non solo vi dirà qual è il posto più vicino a voi, ma vi mostrerà quanto costa il prezzo di benzina o di diesel. O per chi ha il GPL, ci sono tutte le tipologie di carburanti che potete immaginare. Ecco, detto ciò, quindi è la stessa cosa praticamente dell'applicazione dove conviene. Trovate il miglior prezzo e valuterete voi se far benzina in quel posto o preferite la comodità di avercelo vicino casa. L'ultima cosa che vi consiglio per questo mio primo video è Skyscanner. Se non lo conoscete questo sito, sono contenta di farvelo conoscere. È un sito in cui potrete prenotare dei voli a un prezzo veramente stracciato. Infatti i voli partono da 9 euro. E se riuscite a trovare un'offerta conveniente, veramente potete aggiudicarvelo a un prezzo stracciato. Detto ciò, il video finisce qua. Spero che questo mio primo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. E se appunto vi sia piaciuto, mettetemi un like, commentate e iscrivetevi al mio nuovo canale. Ci saranno un sacco di interessanti novità e vi racconterò molte altre cose sulla finanza, su come guadagnare, su come risparmiare e su come investire. Ciao! Don't wanna have to wait tonight.